Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno del filato Nash color azzurro sfumato. Pesa 150 grammi ed è lungo 270 metri. Ha una composizione del 22% lana, 78% acrilico. Poi abbiamo bisogno di un metro, un paio di forbici, un ago da lana e due uncinetti, il numero 5 e il numero 4,5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Per creare questa maglia la cosa importante da fare è prendere la misura della circonferenza dei nostri fianchi. Una volta fatto questo, possiamo iniziare la nostra lavorazione, che sarà un pannello a forma di triangolo. Partirà da questo punto fino ad arrivare a quest'altro. Questa larghezza corrisponderà a metà della circonferenza dei nostri fianchi. Nel mio caso sarà alto 27 cm per una larghezza di 52 cm. Totale tutta la circonferenza è 104. Diviso 2 mi dà 52 cm. Una volta creato questo pannello a forma di triangolo, andremo a lavorare in linea con giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza desiderata, ma questo ve lo spiegherò meglio durante il tutorial. Detto questo, possiamo proseguire con l'esecuzione del lavoro. Per comodità andrò a lavorare un piccolo campione. Una volta presa la misura della circonferenza dei nostri fianchi, andremo a dividerla in due. In questo modo possiamo iniziare a lavorare il primo pannello. Quindi formiamo un anello magico e all'interno lavoreremo un piccolo ventaglietto. Realizziamo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione più 3 maglie alte. Stringiamo il cerchio magico in questo modo, giriamo il lavoro e avviamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 1, 2 e 3. In questo stesso punto lavoriamo 2 maglie alte. In questo modo abbiamo formato il primo aumento. Dove abbiamo la catenella di separazione realizziamo una conchiglia di 3 maglie alte, una catenella di separazione più 3 maglie alte. Dove abbiamo la terza catenella lavoriamo un gruppetto di 3 maglie alte, tutto nello stesso punto. 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e iniziamo il terzo giro. Avviamo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 maglie alte nello stesso punto. 1 e 2. Qui abbiamo il gruppetto di 3 maglie alte e da questa parte inizia metà della conchiglia. In questo punto realizziamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Dove abbiamo la catenella di separazione realizziamo una conchiglia. In questo foro qua realizziamo il gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Dove
abbiamo le 3 catenelle, realizziamo un gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2, 2 e 3. Quindi, una volta arrivata alla larghezza dei fianchi, ci possiamo fermare. Per proseguire, dovete continuare lavorando 3 maglie alte nella prima maglia, gruppetti di 3 maglie alte in questi fori, in questo caso sono 1 e 2, ma man mano che farete i giri saranno sempre di più. Quando vi trovate nella catenella di separazione, continuerete a lavorare la conchiglia 3 maglie alte, una catenella di separazione più 3 maglie alte. Dove abbiamo questi fori, gruppetti di 3 maglie alte e nella terza catenella 3 maglie alte e proseguite fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Dopodiché, arrivati a questo punto, andremo a lavorare giri di andata e ritorno lavorando in linea e vi faccio vedere come. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e in questo punto lavoriamo una seconda maglia alta. Vedete, qui abbiamo la maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte. 1 e 2. Qui abbiamo una maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte. 1 e 2. In questo foro che divide il gruppetto di 3 maglie alte andiamo a lavorare una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte. In ogni maglia alta dobbiamo lavorare 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia alta, 2 maglie alte. Qui abbiamo l'ultima maglia alta che sarebbero le 3 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte. 1 e 2. Da questo punto in poi la lavorazione sarà semplicissima. Giriamo il lavoro e lavoriamo tutte le maglie alte sottostanti. Facciamo una catenella e una maglia alta. E proseguiamo in questo modo fino alla fine della riga. Vedete, questo è come si presenta il lavoro. Allora, io ho proseguito lavorando righe di andata e ritorno per un totale di 26 righe che corrispondono ad un'altezza di 40 cm, senza calcolare questa parte triangolare, da questo primo giro fino al 26° giro. Dunque, questo è il progetto originale. Vedete, io ho iniziato da questo punto e ogni giro il lavoro va ad allargarsi fino ad arrivare alla larghezza di 52 cm, questo per quanto riguarda la mia taglia. Dopodiché ho proseguito con giri di andata e ritorno lavorando le maglie alte sottostanti. Una volta terminato questo primo pannello, ne dobbiamo realizzare un altro uguale a questo. Una volta terminati i due pannelli, li sovrapponiamo uno sopra l'altro e iniziamo a fare la divisione. Questo è lo scollo del collo in misura 22 cm. Per quanto riguarda la cucitura delle spalle ho lasciato 15 cm. Una volta prese tutte le misure possiamo procedere per la cucitura. Prima di iniziare la cucitura dei due pannelli li dobbiamo mettere nel rovescio del lavoro, come ho fatto io. Questa è la parte del rovescio e questa è la parte del dritto, 1 e 2. Una volta sistemati bene i due pannelli possiamo iniziare a realizzare la cucitura. Inizierò a cucire dopo il segnapunti, prendendo queste due asoline più queste due. Ripasso l'ago nelle prime due asoline. Vado nella maglia successiva e passo l'ago attraverso le prime due asole più queste due.
Ho terminato di realizzare la cucitura. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Una volta terminate tutte le cuciture, possiamo proseguire con la lavorazione delle mani. Dunque, riguardo alla manica, ho lasciato uno scollo di 17 cm. Vi faccio vedere il primo pannello che ho realizzato. Realizzeremo un unico pannello che poi andrà piegato in due. Questa larghezza corrisponde a 34 cm. Vi faccio vedere un piccolo campione come iniziare il lavoro. Per quanto riguarda la manica, con l'uncinetto numero 5 ho avviato 36 catenelle più 1. In questo caso farò un piccolo campione. Facciamo una catenella per girare e realizziamo una maglia bassa più 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. E lavoriamo per tutta la riga le maglie alte. Una volta terminata la riga, giriamo il lavoro. Facciamo una catenella e una maglia alta. Andiamo avanti per tutta la riga lavorando le maglie alte sottostanti. Ho terminato la seconda riga di lavorazione. Dobbiamo proseguire lavorando righe di andata e ritorno per un totale di 18 righe, comprese queste due. Quando arriviamo al 19° giro dobbiamo cambiare l'uncinetto. Dal numero 5 dobbiamo passare all'uncinetto numero 4,5 e proseguire fino al 25° giro. Una volta completata questa prima manica, dobbiamo realizzare un secondo pannello uguale. Dunque, ho terminato di realizzare la prima manica. Faccio un piccolo riassunto. Ho avviato una catenella di 36 maglie più 1 utilizzando l'uncinetto numero 5 e ho lavorato un giro di maglie alte per poi proseguire per un totale di 18 righe. Dopodiché, per stringere un po' la manica, ho cambiato l'uncinetto e ho utilizzato il numero 4,5. Ho proseguito per un totale di 6 righe. In questo modo ho terminato la prima manica e sono andata avanti con il secondo pannello. Arrivato a questo punto possiamo assemblare tutti i pezzi. Allarghiamo i due pannelli per quanto riguarda la parte anteriore e posteriore della maglia. In questo punto qua abbiamo la cucitura e centriamo il pannello della manica. Una volta prese tutte le misure possiamo proseguire con le cuciture. Dunque, siamo arrivati alla fine del progetto. Una volta realizzate tutte le cuciture, ho proseguito lavorando lo scollo del collo. Ho utilizzato l'uncinetto numero 4,5 e ho realizzato un giro di maglie alte e un giro di maglie basse, dopodiché mi sono fermata. Per quanto riguarda la lunghezza totale della maglia, siamo a 67 cm. Invece la manica è lunga 42 cm. Come avete visto, è un progetto abbastanza semplice, si realizza in pochissimo tempo. Questo grazie anche al tipo di filato che abbiamo utilizzato. Mi auguro che questo semplice progetto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.